Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video finiremo il nostro album Flowers. Sul mio canale YouTube trovate i video per realizzare le quattro pagine che fanno parte dell'album e comunque nella descrizione di questo video lascerò i link per accedere direttamente alle pagine. Quindi oggi realizzeremo copertina e rilegatura per andare ad assemblare il tutto. Partiamo subito con la copertina. Allora, abbiamo bisogno di due pezzi di cartoncino delle dimensioni di 20x20 cm e un pezzo delle dimensioni di 5x20 cm. Io ho utilizzato del cartoncino pressato da 1,5 mm di spessore, lo trovate nel link dei prodotti che trovate sempre nella descrizione del video, ma voi potete utilizzare tranquillamente il cartoncino che avete o anche riciclare qualcosa che avete in casa come preferite. Le dimensioni sono la cosa importante. Ora, detto ciò, andiamo a vedere come ricoprire il nostro cartoncino. Io ho già ritagliato dal foglio che ho utilizzato tinta unita, tinta crema che ho utilizzato per fare le varie pagine, e diciamo quello che mi servirà per ricoprire la copertina. Come vedete, l'ho unito con del nastro di carta, semplicemente avvicinato ed unito, perché praticamente cosa ho fatto? La copertina verrà incollata in questo modo e io mi sono semplicemente messa nelle condizioni di avere un 2 centimetri in più sul bordo esterno per poter ricoprire la mia copertina sulla parte esterna. Non preoccupatevi appunto della parte che ho unito, perché tanto poi utilizzeremo la carta scrap per decorarlo e quindi non, questa fessura non si vedrà più. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad incollare i tre pezzi sul mio cartoncino. Io ho già munito di biadesivo i tre pezzi di carta e adesso faccio in questo modo. Allora, io utilizzo il mio tappetino da taglio perché questo intanto mi fa piacere utilizzarlo, perché vedete che ho dei riferimenti esattamente ortogonali delle due linee, quindi preferisco mettermi a lavorare in piano in questo modo qui. E poi utilizzo il mio righello dove ho appunto i vari centimetri segnati per fare in modo di avere di lasciare i miei 2x2 cm e capire dove andare ad incollare il primo pezzo. Chiaramente, se non avete questa strumentazione, come dico sempre, non preoccupatevi, munitevi di righello e di matita e vi segnate il punto di inizio del primo cartoncino. Un'altra cosa di cui dobbiamo poi tener conto, lo dico subito, così posso mandare il video veloce e non facciamo niente di noioso: lascerò mezzo centimetro di distanza tra un cartoncino e l'altro. Mi raccomando, ricordatevi del mezzo centimetro di distanza perché vi permetterà di chiudere l'album senza nessun problema. Se voi andate ad incollarmi il cartoncino così vicino in questo modo, non riuscite più a chiudere la copertina. Quindi mi raccomando, importantissimo, mezzo centimetro da una parte e mezzo centimetro dall'altra. In questo modo ho incollato i miei tre pezzi. Mi raccomando, se non siete precisissimi al millimetro, chiaramente non succede nulla, perché tanto noi adesso andremo, vedrete, a ripiegare questo cartoncino. Quindi cercate di essere più precise possibili, ma non succede nulla se sbagliate. Solo il mezzo centimetro nella parte interna tra un cartoncino e l'altro, diciamo che è una delle cose più importanti di cui dovete tener conto. Quello sicuramente sì. Ora andiamo con la nostra forbice a tagliare gli angoli, lasciando
all'incirca mezzo centimetro. Ho un pezzettino di scotch sulla punta della forbice, eccoci qua. Allora, lasciando praticamente mezzo centimetro all'incirca dal nostro spigolo, ok? Io chiaramente lo faccio ad occhio su tutti e quattro gli spigoli. Ora, io per chiudere la mia copertina preferisco utilizzare il biadesivo. L'avete già visto tante volte sui miei video, perché mi sembra che rimanga il tutto più fermo. Però nulla vieta che potete tranquillamente utilizzare la colla, quindi come preferite. Se non avete il biadesivo, utilizzate la colla, non c'è nessun problema. Quindi adesso andrò a munire il tutto di biadesivo. In questo caso utilizzo questo biadesivo da 2,5 cm che vado a mettere in questo modo. Ne metto un pochino anche sulla parte, guardate, vedete che non lo metto solo sulla parte del cartoncino, lo vado a mettere anche sulla parte superiore, in questo modo qui. Così posso, adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere come lo chiudo. Prendo il mio osso. Allora, intanto vado un attimino a pulire i due spigolini perché questo usciva fuori e faccio questo lavoro qui. Guardate, vado già a schiacciarlo nella parte così interna in modo così, in questo modo qui, vedete? C'è il biadesivo che copre anche la parte sopra del contorno del cartoncino. Mi piace di più perché rimane molto più saldo. E in questo modo vado a fare tutti e quattro gli angoli, cioè tutti e quattro i lati, scusate. Ora, fatta questa operazione, non ci resta da fare nient'altro che andare a chiudere la nostra carta. Io prima di fare questo, cosa faccio? Vado a, in questo modo qui, a dare già una sorta di piega al mio cartoncino, così sarà poi più semplice piegarlo. Magari tolgo prima il biadesivo, così rimane più, ecco, rimane un po' più leggero, perché altrimenti il bordo del biadesivo, la copertura del biadesivo è un pochino spessa, quindi mi impedisce di. Faccio in questo modo, guardate, adesso vado a piegare semplicemente così e vado a chiudere. A chiudere il mio cartoncino in questo modo qui. Sto utilizzando il biadesivo perché vedete che in un attimo è perfettamente incollato. Qua inizio a segnare le parti che vanno piegate. Idem vado a fare dall'altro lato. La nostra copertina è completamente rivestita. Schiacciamo un pochino nelle parti centrali e guardate un po', vedete che così si chiude perfettamente. Per rivestire l'interno della copertina, io ho già ritagliato la carta che voglio utilizzare. Allora, in realtà ho tagliato un pezzo di carta del kit lavanda e un pezzo di carta del kit peonia. Questo perché?
Perché intanto voglio la prima pagina che ho intenzione di mettere all'interno del mio album sarà la prima che ho fatto, quindi il kit Peonia, per cui voglio che il laterale della mia copertina sia abbinato a questo kit. Mentre per finire utilizzerò la pagina che ho fatto con il kit lavanda e quindi preferisco che sulla parte esterna della copertina ci sia un foglio del kit lavanda. Chiaramente queste sono tutte scelte veramente personali. Io faccio l'album a mio gusto e poi se voi avete piacere lo potete replicare identico oppure tanto avete le carte a disposizione dal momento che avete già fatto le pagine potete fare un po' come volete. Quindi procedo con l'incollare i miei due pezzi di carta. Ora vado a segnare le parti dove si chiuderà la mia copertina, che sono queste, delicatamente, mi raccomando, non esagerate, serve solo per aiutare la carta a creare la piega, ma niente di più. Non dovete esagerare con incidere la carta, altrimenti rischiate di strapparla. Ok, in questo modo vedete abbiamo piegato, adesso si incollerà bene ancora un attimo, e abbiamo fatto la piega all'interno della nostra copertina. Fatto ciò, andiamo ad occuparci della rilegatura delle nostre pagine. Ho ritagliato due pezzi di cartoncino, quello che ho utilizzato per fare la struttura delle pagine e per rivestire la copertina, per intenderci, e ho fatto due pezzi delle dimensioni di 18x7 cm e un altro pezzo 18x5 cm. Adesso vi spiego perché. Allora, su ognuno dei due cartoncini ho fatto un piego a 2 cm da ambo le parti. Quindi sia 2 centimetri su quello largo 5 centimetri, sia 2 centimetri per parte su quello largo 7 centimetri. Questo perché cosa andrò a fare? Andrò ad incollare, guardate un po', queste due strutture, una centrata rispetto all'altra, in questo modo, e così mi sarò creata le mie quattro alette dove andare ad incollare le mie pagine. Ora vi faccio vedere una cosa che è molto importante, dove non dovete sbagliare. Allora, perché 18 la lunghezza? Io prendo una delle pagine. Allora, ho fatto 18 centimetri perché queste pagine sono 19x19, quindi chiaramente ho creato l'aletta da inserire nella mia pagina di un centimetro più piccola, in modo da non avere problemi nel momento in cui devo andare ad incollare la mia pagina. Quindi il 18 è dato per questo motivo. Mentre la distanza che rimane sia all'interno del cartoncino più piccolo, sia lateralmente, vi faccio vedere nel momento in cui l'andrò a incollare, è praticamente un centimetro per parte, che è la distanza che voglio che ci sia tra una pagina e l'altra. Perché le pagine che ho fatto sono abbastanza cicciotte, quindi voglio che ci sia lo spazio giusto affinché non si accalchino troppo. Fatto questo, cosa vado a fare? Vado ad incollare i due pezzi uno sull'altro e poi li vado ad incollare al centro della mia copertina, in questo modo.
avete potuto notare, io ho incollato il tutto ad occhio, ho centrato il tutto ad occhio. Nulla vieta, se volete, di prendervi il solito righello con la matita per segnarvi dove incollare, per andare dritti come preferite. Diciamo che io l'ho fatto ad occhio perché mi sembrava appunto una cosa abbastanza semplice da fare, quindi l'ho fatta in questo modo. Però mi raccomando, se non vi sentite sicure, potete tranquillamente segnarvi dove andare ad incollare la vostra rilegatura. Per andare ad incollare sulla rilegatura le mie pagine, parto dall'ultima. Quindi, come vi dicevo, l'ultima che ho deciso di utilizzare è questa che ho decorato con il kit lavanda. Quindi cosa vado a fare? Vado a mettere la mia colla da ambo le parti sull'aletta. Vedete che io ho fatto un'aletta bella, bella profonda, perché voglio che rimanga ben incollata all'interno. Tanto la tag che ho fatto quando ho fatto le pagine, calcolando questa cosa, l'ho fatta già abbastanza corta, quindi poi non andrà a dar fastidio quando la inseriamo. Quindi cosa faccio? Vado a prendere la mia pagina che, come sapete, ha appunto il laterale aperto, e la vado ad infilare qui nella mia aletta. Dopodiché devo praticamente semplicemente centrarla rispetto eccoci qua, faccio così, in questo modo, guardate, la piego un attimo e la centro bene, in modo da allinearla qua alla base, in modo che evitiate appunto di incollarla storta. A questo punto, quando vedete che la vostra pagina è perfettamente allineata, potete schiacciare per incollarla in questo modo qui. Vedete che abbiamo incollato la nostra pagina. Ora facciamo la stessa cosa su tutte e quattro le nostre pagine. La seconda pagina che io voglio utilizzare è Papavero. Chiaramente questa è una mia scelta, ma voi siete liberissimi di ordinare le pagine come meglio credete, secondo il vostro gusto. Quindi cosa vado a fare? Anche qui avvicino la mia pagina, adesso diventa più facile, la vado a sovrapporre, guardate, alla pagina sotto, in modo che rimanga allineata. E una volta che l'abbiamo posizionata bene, schiacciamo per far sì che si incolli perfettamente in questo modo qui. Allora, teoricamente potevate mettere anche del biadesivo. Diciamo che in questo caso non ho messo il biadesivo perché il biadesivo, come vi dico spesso, non vi dà margine di errore. Quindi se voi andate ad attaccare male la vostra pagina, rischiate e poi di non riuscire più a staccarla e di fare un po' delle cosine che non vanno bene, no? Quindi con la colla invece voi avete la possibilità di giostrarvi la pagina come meglio credete, quindi riuscite a spostarla e non rischiate di fare errori. Quindi kit, pagina con kit Margherita, anche in questo caso controllate di sovrapporre in linea con le altre pagine, così, e poi andiamo ad incollare in questo modo. Controllate sempre che la vostra pagina giri tranquillamente, in modo da capire di non averla magari incollata troppo sul bordo. Adesso andiamo a incollare l'ultima pagina, che sarà la nostra prima, quella con il kit Peonia. Mettiamo la colla da tutte e due le parti in questo modo e vado ad incollare così. V
verifichiamo che siano tutte allineate e andiamo a schiacciare. E vedete che le nostre pagine sono incollate. Vedete anche gli spazi che abbiamo lasciato, ho lasciato un centimetro perché avevo piacere che le pagine non fossero troppo compresse. Ora, mentre le nostre pagine finiscono di asciugare, vado a decorare questa parte della mia, del mio album con... Ho tagliato la busta del kit sempre Peonia, la voglio incollare in questo modo, ma farò così. Allora, vado a mettere sui quattro lati la mia colla, in modo da centro, in questo modo, in modo da creare una tasca con la mia, con la mia busta, così. Vedete che ho lasciato una tasca. Adesso dobbiamo solo, devo solo un attimino lasciargli il tempo di asciugare. Vi volevo far vedere, ho cercato di usare per l'album tutte cose che appunto potete trovare sul mio sito. E ho fatto il video per realizzare questa clips con il macramè ed è quella che utilizzerò per tenere chiusa la mia busta, perché mi piace così l'idea, ok? Quindi utilizzerò questa per tenere chiusa la mia busta e poi nel momento in cui sarà perfettamente asciutta andrò ad inserire la tag all'interno qui della mia taschina che ho creato. Per decorare invece la parte finale del nostro album voglio utilizzare la mia card portafoto che ho realizzato in uno dei video che trovate sempre sul mio canale YouTube. L'avevo già fatta in previsione di appunto incollarla nell'album. Questa card la andrò ad incollare in questo modo. Vi faccio vedere perché così quando la apro praticamente si aprirà. Aspettate, perché sono uscita dall'inquadratura, si aprirà in questo modo. Quindi richiudo un attimino così ho più la visione corretta appunto di dove devo incollarla e vado ad incollarla direttamente sul mio posteriore della copertina. Io avevo decorato, vedete, anche la parte posteriore perché poteva essere un lavoro a sé, rimaneva più bello, però in questo caso avevo già calcolato di incollarlo sulla mia copertina, quindi vado a coprire un po' questa lavorazione. Ciò non toglie che potreste creare una tasca più profonda per inserirla, ma io ho proprio piacere che rimanga proprio così fissa, in modo che quando si apre rimane attaccata alla nostra base. Ok, quindi anche il posteriore è terminato. Chiudiamo il nostro album e vedete che le distanze che avevamo deciso di tenere sono giuste affinché le varie pagine non si schiaccino troppo tra di loro. E adesso siamo arrivati al momento di decorare la nostra copertina. Allora vi faccio vedere cosa ho pensato di fare. Allora voglio utilizzare questo pizzo perché voglio lasciarlo leggermente morbido in modo da dare eventualmente spazio nel momento in cui si inseriscono le foto, si inserisce qualcosa e quindi abbiamo bisogno di un'apertura più ampia. Per cui cosa faccio? Vado intanto a bloccarlo nella parte posteriore, quindi lo blocco in questo modo, così, e poi lo centro più o meno e poi deciderò come tagliare la parte frontale. Allora, intanto utilizzo
la mia colla stick da mettere qua sotto come base per tenere fermo il mio pizzo, che direi che così è centrato, ok? E poi vado a mettere del biadesivo. Questa è la carta che ho deciso di utilizzare del kit lavanda per decorare la mia parte posteriore. Quindi vado a mettere non la colla, ma del biadesivo a questo punto, così riesco ad incollarla in maniera molto più tenace e non c'è il pericolo che si scolli quando a forza di tirare poi per aprire e chiudere l'album. Ora sul frontale voglio andare a mettere la calamita. Ora per chiudere userò uno di questi bottoni che ho fatto col DAS e che ho colorato, anche di questo trovate il video sul mio canale, vi lascio magari il link in descrizione anche di questi se volete utilizzarli perché sono semplicissimi da fare. E quindi faccio in questo modo. Allora vado ad incollare il mio bottoncino sul pizzo, semplicemente in questo modo qua. Così. Ok, adesso mentre questo fa presa in questo modo, vado ad attaccare anche la mia calamita. Allora, per incollare la calamita provo ad usare la colla extra forte di stamperia, vediamo un pochino se prendo un po' e la metto così direttamente sulla calamita. Ok, e la vado ad incollare direttamente qui sul mio pizzo e non metto niente sopra perché tanto mi piace, cioè non mi dispiace l'effetto che fa, quindi la voglio lasciare libera. Anche perché in questo modo rimane praticamente bella, bella forte, più consistente. Quando la vado ad incollare sulla calamita di sotto tiene bene. Quindi vedete che comunque l'effetto è bello, per cui la lascio così. Volendo potreste anche ricoprirla con del pizzo sottile o con della carta sottile, come preferite. Ora, aspettiamo un attimino che asciughi solo un secondo e dopo vi faccio vedere come faccio per andare a posizionare la calamita dove voglio sul frontale della mia copertina. Innanzitutto comincio a prendere del biadesivo. Ho incollato su del biadesivo, questa è la parte appiccicosa del biadesivo. Ho incollato, allora vi faccio vedere, va, così si capisce meglio. Allora stacco la calamita che si è già attaccata. Allora, questa è la parte, ho preso un pezzo di biadesivo, questa è la parte appiccicosa. L'appoggio qui sulla mia calamita e vado ad attaccare la calamita, che chiaramente in automatico si è già posizionata giusta, così evitate di fare errori. Dopodiché io cosa faccio? Semplicemente vado, ricordatevi che questa era la parte del biadesivo con la colla, quindi io adesso vado a decidere dove posizionare il mio pizzo, direi qui. Ok. In questo modo vado a staccare la mia calamita e vado con il biadesivo a fissare la calamita sul mio frontale. Guardate, in questo modo qui abbiamo la calamita nella posizione che volevo.
Dopodiché utilizzeremo questo biadesivo per andare ad incollare anche il nostro, la nostra carta sul frontale, che io ho deciso essere questa, molto semplice, del kit lavanda. Quindi andrò ad incollarla qui sul mio frontale. In questo modo qua. Così abbiamo la nostra chiusura. Ora, prima di finire con la decorazione della copertina, vi faccio vedere come ho deciso di decorare il fianco, il laterale del nostro album. Allora, io ho ritagliato un pezzo di carta del mio kit sulla quale andrò ad incollare questo particolare. Allora, qua abbiamo un altro di quei bottoni che ho realizzato col DAS e che ho colorato, e di questo trovate sempre il video sul mio canale YouTube. E poi ho utilizzato questo bellissimo pendaglio fatto in macramè e, di cui ho fatto il video per i miei abbonati. Ho voluto fare una cosa, appunto, che ho dedicato a loro, ai miei abbonati, ho voluto inserirla in questo album perché voglio comunque, come sempre, ringraziarli per il supporto che mi stanno dando. Quindi ho deciso di utilizzare questo pendaglio per decorare il posteriore del nostro album. Quindi, mentre, vado un attimo ad incollare il tutto sul mio laterale, e mentre questo asciugherà, ci occuperemo di decorare la parte frontale della copertina. Così do il tempo a questo di asciugare e poi andrò ad incollare il tutto direttamente sull'album. Quindi lo vado ad incollare in questo modo. Guardate che carino, rimarrà così. Ora, mentre asciuga, vediamo come ho deciso di decorare la nostra copertina. Per il frontale ho ritagliato dei pezzi di cartoncino che, tra l'altro, sono cartoncino appunto di scarto che avevo, non sono neanche stata a prendere le misure, e li ho rivestiti con della carta del kit lavanda. E ho intenzione di metterli in questo modo. Allora, vediamo un pochino, magari con le scritte dritte. E questo lo voglio mettere qui così. Ok, quindi adesso vado a piazzare più o meno come avevo pensato. Sì, direi che così può andare bene, e vado ad incollare sulla mia copertina questi pezzi di cartoncino. Cominciamo da quello centrale, così. Ok. Ok, quindi creato questa specie così di quadrettinato con i miei cartoncini, vi faccio vedere come ho deciso di decorarla. Io ho fatto una cosa molto semplice, ma tanto se mi conoscete sapete che non mi piace fare tantissime cose strane. Comunque, allora ho deciso di ritagliare un pezzo di nuovo del pizzo che ho utilizzato per chiudere la mia copertina, il mio album. Questo chiaramente così per coerenza. Quindi metto il mio pizzo qua. Aspettate che lo controllo di metterlo dalla parte giusta. Così lo mettiamo, va bene. Lo centriamo. Ok. Mi piaceva l'idea del blu per cambiare un po', per cambiare un po' e per fare una cosa un pochino di così. Il blu mi piace molto sul violetto, su questo verdino, trovo che ci stia molto bene. Quindi, allora, ho ritagliato dal kit lavanda, dal kit degli abbellimenti, ho ritagliato il vaso, e poi ho voluto invece utilizzare dei particolari del kit peonia per creare una sorta di vaso pieno di fiori. Allora, io ho già messo il foil dorato per coerenza con tutto l'album sui miei fiori, un po' dappertutto sul cartoncino, e ho fatto questa cosa qui. Ho ritagliato
due particolari dove ci sono già dei fiori uniti che mi serviranno per creare, diciamo, una struttura di base che potrebbe essere così. Per cui vado ad incollare. Allora, innanzitutto vado ad incollare il vaso, così vediamo un attimino come montare. Lo faccio insieme a voi perché più o meno ho immaginato come farlo, ma non. Ok, quindi andiamo a incollare il vaso e poi andiamo ad incollare questi due particolari qua. Prima di incollarli, vedo che. Aspettate un secondo, non li ho passati col distress. Lo faccio un attimino perché voglio sempre farlo, me lo sono dimenticata e quindi non va bene. Allora facciamo così, finiamo di attaccare questo, visto che ho già messo la colla dietro. Quindi ne attacchiamo tipo uno qua così. Ok, passiamo il distress anche sull'altro, così. Sembrano un po' in rilievo, mi piace di più l'idea. Ok. Così. E l'altro lo mettiamo così, che vedete che già dà un'idea di riempimento. E poi cosa ho fatto? Ho preso tre di fiori che ho sempre ritagliato dal kit Peonia e li ho muniti di spessorini in modo da andarli ad incollare creando degli spessori che mi danno una sorta di tridimensionalità al tutto. Ora, come metterli? Sì, potrebbe anche essere tipo così, quindi facciamo così, togliamo il biadesivo. Ok, mi piaceva l'idea di creare un po' di spessore. Chiaramente, se come dico sempre, non vi preoccupate, se non avete questi spessori che chiaramente sono veloci, sono comodi, potete tranquillamente prendere dei pezzi di cartoncino di avanzo, come faccio anch'io, come vi ho fatto vedere anche in tanti altri video, e ve li incollate e create gli spessori che preferite, cioè non c'è nessun problema. Ok, vedete che così è tutto più bello. Ora cosa ho fatto? Allora, prendo qui per chiudere voglio, ho creato un fiocchettino con del nastro blu per coerenza con il mio, con la mia fascia e poi voglio anche mettere, vabbè, io un lucchettino che avevo di metallo, mi piaceva l'idea di andarlo ad incollare in questo punto qua. Quindi, per fare questo però utilizzo questa colla che mi sembra un pochino più tenace e quindi vado a metterne un po' qui sul mio lucchetto, tanto lo appoggio tutto e lo metto così, ok? E poi anche qua sul mio fiocchettino, in questo modo qui. Ok, adesso dobbiamo lasciare asciugare un attimino tutto. Ho lasciato uno dei fiori senza spessore da incollare in questo punto e poi ho timbrato questo particolare che voglio incollare qui. Quindi colliamo una cosa alla volta, partiamo dal fiore che deve stare di sotto. Mettiamo qui. Ok, ora dovrò solo andare a mettere ancora un po' di foil dorato nelle parti scoperte per coerenza col tutto e per il mio gusto direi che la copertina è più che
sufficiente come decorazione, io la lascerò così. Ora, ultima cosa da fare, vediamo se posso, perché qui non vorrei che si scollasse, ma probabilmente sì, vado ad attaccare il mio laterale. Quindi mettiamo la colla e devo andarlo ad attaccare sul laterale dell'album. Si è incollato il tutto perfettamente e quindi posso procedere con incollarlo sul fianco del mio album. Allora, facciamo così, non piego tanto perché ho paura che tanto ce la facciamo tranquillamente. Ok. Guardate un po'. A questo punto direi che il nostro album Flowers è veramente finito. Io spero che vi sia piaciuto come è venuta poi la realizzazione finale. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti dove siete arrivate, se vi piace come è venuta la copertina e poi, come vi dico sempre, mi raccomando, mandatemi anche le foto di come lo avete realizzato voi, perché chiaramente non è detto che lo facciate identico al mio e quindi sono veramente, veramente curiosa di vedere come avete sviluppato il vostro lavoro finale. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Un bacione e un forte abbraccio. Ciao ciao!